Alla ricreazione mi avvicinai a Figli e Confittoni. Confittoni aveva un intorto con una di ragioneria. A forza di darci e ridarci, pareva gli avesse concesso l'onore di poterla andare a prendere alla fine delle lezioni, proprio quel giorno. Al risveglio, il buon Confittoni se n'era dimenticato, come se occasioni del genere gli capitassero ogni 2 minuti. Invece di mettersi in gingheri per fare bella figura, si era presentato a scuola con le 4 ossicine con cui era assemblato, coperto dalla solita felpaccia nera XL, tutta consumata e costellata di buchi. La tipa che lo aspettava all'uscita di ragioneria insegnava catechismo in una parrocchia della collina. Confittoni era preoccupato. Non posso andarci così, stava appunto dicendo a Figlia durante l'intervallo. Il povero Confittoni era tutta la mattina che vagava per le aule in cerca di qualcuno con cui scambiare i vestiti. La sua ultima speranza era Figlia. La tua andrebbe bene, gli disse Confittoni. Non so se hai notato che sono alto 1,92 m, disse Figlia, spargendo briciole ovunque. Se ti presenti con questa sciccheria addosso, si chiederà come mai sei andato a prenderla in accappatoio. Proprio in quel momento si fermò davanti a noi Oscar Rosini. Solo ad averlo vicino incominciavo a sentirmi un po' più alto. Il fatto poi che ci salutasse quasi mi faceva lievitare. Era molto bello, con il pregio di uno stile tutto suo. Portava jeans attillati a zampa d'elefanti, sbiaditi al punto giusto e camicette logore aperte sul petto. Su tutto regnava l'inseparabile montoncino marrone chiaro con il colletto di pelo d'agnello, che teneva anche in classe, chiuso dalle braccia conserte sul petto mentre schiacciava i suoi pisolini durante le lezioni. Tutto a posto? Chiese Oscar. Confittoni deve andare a prendere una tipa a ragioneria, incominciò a spiegargli Figlia. Ma Oscar non lo fece nemmeno terminare. Con quella felpasta, disse dopo aver concesso al buon Confittoni una mezz'occhiata. Lo guardò come qualcosa di sporco appena pestato sul marciapiede. Oscar restò un po' lì a pensarci su. La campanella decretò la fine dell'intervallo. Non c'era più tempo. Fece un profondo sospiro. Che uno della mia classe faccia una brutta figura a ragioneria proprio non esiste, sentenziò. E fece un gesto che ci lasciò senza fiato. Mi appoggiai al termosifone per non afflosciarmi a terra. Oscar Rosini si tolse il montoncino marrone con il colletto di pelo d'agnello. Non riusciva a crederci. Vai e colpisci, Confittoni, gli disse Oscar, drappeggiandoglielo sulla schiena, neanche fosse l'allenatore che mette la vestaglia addosso al suo pugile prima dell'incontro. Il buon Confittoni era così felice che prese a ringraziare senza sosta, annuendo con la testa e finendo quasi con il fare degli inchini da giapponese, mentre anche Oscar se ne andava. Tornò in classe camminando con il suo 48 di piede a 3 centimetri dal pavimento e un sorriso che per poco non gli spaccava la faccia a metà. Continuò a sorridere anche quando la supplente di diritto lo scambiò per Oscar. Tu, che hai sempre quel montoncino, vieni un po' qua alla cattedra, gli disse la supplente. Oscar allargò le braccia annuendo soddisfatto. Scambiare il montoncino era stato un colpo da maestro. Era Mars inoltrato e nessuno era ancora riuscito a interrogarlo. Il buon Confittoni invece continuò a essere felice, con quel sorriso che gli apriva in due la faccia. Nemmeno il 4, che ne scaturì 3 minuti dopo, riuscì ad arginarlo.